Io ho già parlato di lui e oggi torno a farlo nuovamente. Si chiama Malcolm McDonald, è un uomo che, pensate, da 7 anni ha vissuto letteralmente con un pene, con l'organo genitale dell'uomo, di ben 15 centimetri nel suo braccio. L'uomo ha, diciamo così, 47 anni di età, è inglese, è un padre di famiglia e si è ritrovato con un pene attaccato nel braccio nel 2010 a seguito di una grandissima infezione. Lui stesso ha perso il suo reale ugello dopo diverse operazioni nel 2015, e è stato ricostruito di 15 centimetri, prelevato dalla carne di un braccio dell'uomo. Volevano riattaccare al suo posto in mezzo alle gambe, ma non c'era una buona ossigenazione, quindi è stato innestato nel braccio sinistro, come le immagini sono state postate poi sul web. Però, grazie ad un'operazione chirurgica di 9 ore, l'organo è stato rimesso al suo posto e finalmente l'uomo è potuto riuscire ad avere una vita normale senza problemi di sorta. Questa vicenda ovviamente ci fa capire tante, tantissime cose e ci fa comprendere come a volte un sbaglio, comunque una difficoltà, possa essere insormontabile, ma a volte ci fa capire quanta fortuna abbiamo a vivere un'esistenza normale, tranquilla e serena con quello che abbiamo. Denaro tu, di tutto, ciao a tutti.